Ciao amici di Iron Folks, eccoci alla terza ed ultima giornata del Fosk Fest. Siamo qua in compagnia dei Fosk, band bergamasca a cui è spettato il compito di aprire questa terza ed ultima giornata del festival. Allora, voi esistete da circa una decina d'anni. Sì. Il vostro nome è lo stesso del festival e significa fosco o scuro in dialetto bergamasco. Esatto, sì, ha preso il nome appunto, siccome cantiamo in dialetto bergamasco, ci sembrava giusto dare un nome alla band in bergamasco, che vuol dire appunto oscurità, buio. E il festival ha preso il nome da noi, perché per assurdo avevo un collega, io Daniele, che organizzava ai tempi il Fosk Fest e diceva: ah, non sappiamo che nome dare. Faccio: cazzo, chiamalo Fosk, no? Siamo a Bergamo, Fosk, oscurità, col metal ci sta di brutto. Potrebbe essere un'idea, mi ha detto. E così è stato, dopo tanti anni ancora quel nome lì. Quindi voi siete... Abbiamo dato il via a questo festival noi, cazzo, 10 anni fa, cioè noi esistiamo dalla vita e insomma siamo contentissimi. Il nostro nome è il nome del festival. Ottimo. Ottimo. Allora, esistete da una vita, da 10 anni. Come si è strutturata la vostra carriera discografica in questi 10 anni? Carriera discografica e da live. Le soddisfazioni più grosse, più importanti. Allora, la band partiva nel 2004-2005, io purtroppo non ero ancora dentro ai tempi. C'era solo l'altro chitarrista, che era uno dei membri fondatori, e l'idea era nata così, insomma, un po' come uno scherzo, no? Vai, facciamo black metal in bergamasco, tanto non fa nessuno, ci proviamo. Infatti il primo disco che è uscito dopo 3 o 4 anni che la band era formata, che si intitola Sgrisoi, che vuol dire brividi, c'era una drum machine, una chitarra, un basso, una voce e basta. Fatta in cartone, chiusa con la cera lacca, con il simbolo di Bergamo, 100 copie e basta, secca così. Però con gli anni la band pian piano voleva crescere, hanno preso me alla chitarra, hanno cambiato batterista, hanno cambiato bassista. Cominciato a registrare nel 2010, penso, adesso non ricordo l'anno, Raiz, che vuol dire radici, e siamo rimasti io e Guido, l'altro chitarrista di quell'album lì. Poi ancora è ricambiata la formazione, dopo un altro album, ha fatto Guerra una volta, e lui, Pier, cantante, e Mike, non c'erano ancora. Abbiamo registrato nel 2013 Guerra una volta. Finito l'album abbiamo fatto penso 2 o 3 date, non di più, tutti hanno mollato per impegni personali o comunque impegni loro, e la volontà mia e dell'altro chitarrista era: cazzo, una band black metal che canta in bergamasco non è che capita tutti i giorni, voglio dire, dai che andiamo avanti, cerchiamo ancora gente che ha voglia. E sono in quelle persone qua: Pier alla voce, Mike da un mese, è il primo live di Mike oggi che faceva, prima data, e il bassista Francesco, che anche lui da un annetto con noi. Siamo freschi freschi, diciamo, come formazione. Ottimo. E altro? Sì, allora, come hai detto tu, una band black metal che canta in dialetto bergamasco non si vede tutti i giorni. E obiettivamente sono poche le band che cantano in dialetto nella scena metal, ora come ora. Qualcuna c'è, forse i più noti possono essere Longobardet, ci sbilanciamo. Ok, come viene recepita dal pubblico questa volta scelta? Dal pubblico e chiedo anche dalla critica. Ma il pubblico, vediamo comunque qua a Bergamo, Brescia, la gente ci segue tantissimo, un po' perché non è il solito black canonico, vecchia scuola, sempre dritto, ma comunque parti un po' più aperte, un po' più death, parti comunque growling, scream, variamo tanto, diciamo, ci piace spaziare. La gente vediamo che apprezza, la critica, meno male, è uscito anche Gerona, è stato disco del mese su Metal Hammer, mi sembra, un bel po' di mesi fa. A nostra, non lo sapevamo, abbiamo visto, ho aperto per caso, cazzo, ho detto, il nostro disco è questo, disco del mese, cazzo, c'è andato. Sì, un bel po' di mesi fa, eravamo contentissimi, e
gruppo, la gente qua nelle zone sembra che apprezzi. Bisogna vedere un po' andando fuori, insomma, dal Bergamo Brescia come può essere recepita la cosa. Però sai, la musica io sono convinto che è buona, bisogna capire un po' quel dialetto qua e al massimo si traduce, no? Non è un problema. Pensa che una volta un ragazzo di Napoli mi ha scritto, mi fa: voglio il vostro disco. Io l'ho mandato, mi fa: mi puoi tradurre tutti i testi? Io gli ho tradotto tutti i testi dal bergamasco in italiano, gliel'ho spedito, mi fa: sei il mio eroe, mi ha detto. È un grande, è un grande. Però la gente sembra apprezzi, c'è un buon tiro, c'è comunque riferimento a Bergamo, a tradizioni o leggende o storie che succedevano appunto a Bergamo. Quindi non so, la gente sembra piacciono, ragazzi, vedo che ci seguono, ci supporto e noi siamo contentissimi. Ottimo, allora, come appena accennato, nei vostri testi ha un ruolo abbastanza preponderante il richiamo alle tradizioni e alle leggende della vostra terra, del bergamasco. Come cercate, diciamo, l'ispirazione in questo senso? Che fonti cercate? Come le elaborate? Quanto ci mettete di vostro che invece esula da tale tradizione, se posso chiedere? Allora, io ti parlo per il vecchio cantante, dopo farò parlare lui un attimino. Lui comunque leggeva molti libri e prendeva spunto da libri di tradizioni bergamasche, da leggende, e lui traduceva in bergamasco queste storie e noi semplicemente le rifacevamo a modo nostro e parlavamo appunto di queste cose. Anche il serpente della corna rossa, come dire, il serpente della corna rossa è una leggenda di Zogno, se non sbaglio, o l'uomo di sette capelli, come dire, l'uomo di sette capelli parlava, mi sembra, della bassa bergamasca, di uno che parlava con un lupo, insomma, con, sempre col diavolo, no? Cose riferite al diavolo, di gente che ha sempre parlato col diavolo, no? Sotto sotto è quella cosa lì, questa roba al diavolo. Dopo lui, Pierre è entrato fresco, ha solo imparato i pezzi già esistenti e vogliamo vedere un po', insomma, visto che è entrato Mike da un mese e noi ormai siamo abbastanza formati, e vediamo un nuovo album e lui sinceramente non so cosa ha nel calderone. So che suo padre scrive, giusto? Parla un po', parla. No, io ho la fortuna che per famiglia ho mio padre che è un ricercatore di folklore e tradizioni bergamasche e ha scritto alcuni libri su leggende bergamasche. Adesso sto facendo alcune ricerche anch'io, ho aiutato ovviamente. Abbiamo trovato altre leggende sempre di queste valli che vedremo di mettere in musica. Poi non so se il prossimo CD sarà ancora su leggende bergamasche o su eventi straordinari accaduti dal 500 in avanti, però abbiamo trovato cose interessanti. Adesso il futuro della band, e il bello è che abbiamo un po' di carta bianca e vedremo un attimo dove prefiggerci un punto d'arrivo e dove arrivare. Comunque qualcosa nel calderone c'è già, qualche leggenda l'abbiamo già trovata interessante da proporre in musica. Vedremo nei prossimi mesi come si evolve la cosa. Bisogna lavorare. Ottimo. Beh, e per quanto riguarda invece i live, avete qualche... Beh, adesso, dopo il Fosk Fest, avete qualche altro festival di particolare interesse in cui suonerete? E soprattutto una domanda di curiosità personale: solitamente, cantando in dialetto, suonate più nel circondario bergamasco o spaziate anche ad altre province che non siano solo Bergamo-Brescia? Allora, adesso, visto che è entrato un nuovo batterista, di date nuove non è che l'abbiamo presa poca roba qua nelle zone, però insomma non vuol dire che anche se cantiamo in bergamasco dobbiamo suonare per forza nelle zone. Abbiamo chiesto date comunque in Sud Italia, Centro Italia, a vedere di suonare. Comunque proponiamo una musica sempre estrema, che alla gente piace. Poi il fatto del dialetto, anche se non capito, viene apprezzato. Comunque la gente si informa, se non capisce chiede. Quella è la cosa bella, che vedo molta gente che mi scrive e mi dice: il vostro disco mi piace, è molto bello.
purtroppo non capisco il testo perché magari è dalla Sicilia, quindi sai, un dialetto meglio. Io glielo traduco, comunque cerco di spiegargli quello che vogliamo trasmettere, loro sono contenti e va bene così. Dopo sì, è un po' limitata la cosa, diciamo, del dialetto qua, è capita qua. Però vedi, questo qua urla come un matto, la gente non capisce un cazzo ugualmente, quindi deve leggere il testo per forza per capire quello che si dice, no? Nel prossimo CD vedremo che budget avremo e nel caso faremo un libretto con metà i testi scritti in lingua originale, in dialetto, e metà le traduzioni in italiano. Potrebbe essere un'idea. Perché sembra comunque la gente apprezzi non solo qua, ma comunque nelle altre zone d'Italia, centro-sud, ripeto, mi hanno scritto, vogliono sapere. Quindi ci sembrava giusto fare sta cosa, insomma, spiegargli chi siamo, cosa vogliamo fare, cosa proponiamo e appunto tradurre i nostri testi in italiano. Vuoi parlare un po' anche me, dai? Prego. Io sono il batterista, sono entrato da poco nel gruppo e sono molto contento perché mi ci trovo a pieno con le idee che hanno, cioè di spaccare tutto senza farsi troppe domande, e se la gente non capisce i testi mi frega un cazzo. Schietto diretto, apprezziamo. Poi lui, bergamasco della valle, cazzo, lui è proprio, da quello da dire, io devo cantare una band che canta, suonare una band che canta in bergamasco. Ok, ottimo. Allora, direi che la nostra chiacchierata può concludersi qui. Grazie. Salutate, volete fare un saluto? Iron Folk, giusto? Sì. Salutiamo Iron Folk, grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, seguiteci, siamo un po' ubriachi però spacchiamo il culo. Ciao ragazzi!